Per Magico Abruzzo questa sera ci troviamo a Cepagatti, località 420, a Osteria della Musica. Siamo in compagnia di Maria Zaccagnini, lei è la proprietaria di questo locale da ormai 3 anni. Che cosa l'ha portato a fare questa avventura? L'osteria nasce dalla voglia di creare un luogo dove mettere insieme degli elementi fondamentali per noi, quindi la musica, il cibo e l'arte. Quindi abbiamo pensato di creare un locale dove queste tre cose potessero stare bene insieme, e quindi è nata l'osteria della musica. Se lei volesse definire questo locale, questa esperienza, come la definirebbe? Un'esperienza sicuramente entusiasmante, sì. Veramente entusiasmante, anche perché credo che la clientela, e vedere tanta affluenza, la fa veramente stare bene. Sì, è un posto molto bello dove ci si diverte, dove c'è tanta allegria, e quindi sì, sicuramente è questo. Veniamo un po' alle serate tipo di questa osteria della musica. Vorrei iniziare soprattutto dalla cucina, dai piatti che voi andate a fare tutte le sere. Come si compone la cucina, di che cosa proponete voi ai vostri clienti? Ma noi proponiamo prevalentemente pizza. E poi anche carne, dell'ottima carne, salumi, formaggi, hamburger, hot dog, anche cose così, ponendo l'accento ai prodotti che vengono dal nostro territorio, quindi siamo molto attenti all'uso di prodotti a chilometro zero. I prodotti che sono, come lei diceva, che sono del territorio, vogliamo, come dire, vogliamo citarli qualcuno? Guardi, i salumi ad esempio li prendiamo dall'azienda agricola di Mascio, che è qui vicino, e anche i formaggi dall'azienda di Savini, che è un produttore anche locale. Quali sono, secondo lei, quelli più che i vostri visitatori scelgono di più? Di pizza, sicuramente la pizza del Vinosofo, che ha un richiamo alla nostra cantina partner, che è Chiusa Grande, ed è nata così una sera parlando con Franco Leusanio, ed è nata questa pizza che parla di vinosofia, quindi c'è tutta una filosofia particolare ed è molto richiesta. E invece la carne, la tagliata di carne, che tra l'altro noi acquistiamo anche questa da un produttore locale proprio qui di Cepagatti, e ci fornisce la carne, e anche gli hamburger provengono da Loreto, quindi tutto nella zona. Siccome a me mi ha incuriosito molto questa pizza del Vinosofo, e che sicuramente incuriosirà anche i telespettatori a casa, vogliamo dire più o meno com'è fatta? Allora, gli ingredienti sono, non li dico tutti, dico solo che c'è un'aggiunta di vino di Montepulciano, quindi che gli dà questo tocco particolare. Veniamo alle serate dell'Osteria della Musica, perché sicuramente sono quelle che richiama l'attenzione dei vostri visitatori. Si parte dal giovedì, quindi un weekend tutto di fuoco. Sì, dal giovedì. Con il karaoke, che è un appuntamento fisso ogni giovedì con Franco D'Armi e Stefano D'Alberto, quindi ci si diverte a cantare e poi dopo anche a ballare, quindi ci si scatena e diciamo che diamo inizio al weekend dell'osteria. Il venerdì invece ospitiamo le cover band, ce ne sono tantissime, tutti ragazzi molto bravi che si alternano. E poi sabato invece band anni 70-80, ci scatena nel ballo, si balla sui tavoli, quindi si festeggia così il sabato sera. E la domenica un po' più tranquillo con l'acustico, quindi una musica un po' più soft per diciamo concludere il weekend. Io volevo dire, secondo me il venerdì sera è la serata di maggior rilievo dell'Osteria della Musica, credo, perché abbiamo visto artisti come Federico Poggipollini, che è il chitarrista di Ligabue, e sicuramente ci sarà una chicca che arriverà la prossima settimana. Sì, il 24 febbraio ci sarà Clara Moroni, che è la vocalist di Vasco, insieme ai Com,
anche una cover band molto, insomma, sono molto bravi. E quindi sì, avremo questo evento, questa serata evento. Federico Poggibollini è stato nostro ospite, come anche altri artisti molto importanti, e noi diamo molto, ci teniamo a creare eventi di questo genere periodicamente. Osteria della Musica, oltre tutto questo, è anche la possibilità di organizzare eventi e feste di compleanno private. Sì, infatti da noi vengono tante persone a festeggiare le loro feste, il loro compleanno e qualsiasi altro tipo di festa. Quindi vengono, festeggiamo insieme con la musica. Compleanni, feste di laurea anche. Esatto, un po' di tutto, sì. C'è la possibilità di festeggiare tutto quello che si vuole qui da noi, quindi il locale si presta, la musica c'è, bisogna soltanto arrivare e scatenarsi. E scatenarsi, sì, esatto. Dolci. I dolci, sì, noi ci forniamo da una pasticceria di San Valentino, pasticceria d'Ottavio, che ci fornisce dolci, torte, per qualsiasi tipo di evento, quindi anche compleanni, e anche così noi comunque ci ricolleghiamo ai prodotti locali. Festa di compleanno, dopo cena, molto, molto bello, sicuramente col vostro bar dove offrite cocktail, tutti i cocktail, le birre, varie selezioni di birre e anche amari. Sì. Vasta selezione di birre sia alla spina che in bottiglia e cocktail per tutti, vabbè, amari e alcolici, super alcolici, insomma, come gli amari anche locali. Sì, anche amari locali, abbiamo qualcosa di Toro. Osteria della Musica e anche beneficenza. C'è stato da poco un evento benefico che ha visto qui le Donne del Vino con la beneficenza fatta al Consorzio del Pecorino di Amatrice. Sì, abbiamo fatto questa serata tutti quanti insieme con il Consorzio con le Donne del Vino e i proventi della serata sono stati devoluti al Consorzio del Pecorino di Amatrice. Abbiamo lavorato tutti quanti per questa serata, per la riuscita di questa serata che è stata veramente molto emozionante. Come nasce questo connubio con l'Osteria della Musica? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto siamo qui in questo bel locale a Cepagatti perché abbiamo molta voglia di svecchiare il nostro prodotto, la Centerba Toro, che qui potete vedere in esposizione, perché vogliamo dare un nuovo tono alla Centerba Toro proprio in occasione del 200° compleanno che avviene proprio nel 2017. Siamo felicissimi di poter presentare anche dei nuovi cocktail. Secondo me la punta di diamante di questi cocktail potrebbe essere il Mojitoro, un mojito corretto al termine della Centerba Toro, in maniera tale che si possa svecchiare, perché non siamo più abituati solitamente a farci il classico goccetto dopo cena. È una cosa che ricorda un po' l'uso dei nostri nonni. Adesso abbiamo bisogno di mille modi di utilizzare la Centerba Toro, che vanno dalla correzione del caffè all'utilizzo in cucina con piatti che vanno dal primo al secondo, la frutta flambè, i dolci, senza dimenticarli, e vogliamo anche provare la via dei cocktail. E sembra che ci diano molte soddisfazioni. Lavorare in Abruzzo con i prodotti abruzzesi è molto importante. Beh, fondamentale. Poi anche in questo periodo triste, se vogliamo, della nostra regione,
dobbiamo cercare di tenere ancora più alti i nostri colori, e noi come ditta storica dell'Abruzzo non possiamo fare altro che elevare al cielo la nostra bottiglia che ha 200 anni e sperare proprio che il grande pubblico ci apprezzi per quello che siamo, naturali da 200 anni a questa parte. Lo staff di Osteria della Musica vi aspetta qui a Cepagatti, in località 420, dal giovedì alla domenica per un weekend all'insegna della musica e del divertimento.